siamo nel vigneto Cappelle, una vigna storica che abbiamo ereditato dal papà, e oggi stiamo rimpiazzando delle fallanze, quindi andiamo a sostituire dei buchi dove c'è necessità di mettere delle piante nuove, e nello specifico stiamo piantando nebbiolo, famosa barbatella di nebbiolo con il portinnesto Gravesac. Che quindi vuol dire? Il Gravesac è il tipo di portinnesto, quindi diciamo di radice americana, è una selezione fatta appositamente per i nostri territori perché c'è molta acidità, e quindi una volta si usava tanto il 420A e ora oltre a quello è nato questo Gravesac non tantissimi, insomma qualche decina d'anni fa ormai, e quindi su questa portinnesto viene poi inserito un clone di nebbiolo. Qua vedete che c'è tutta questa cera verde dove va a chiudere la parte dell'innesto, perché comunque all'inizio c'è proprio necessità che sia ben saldo, che cresca bene la pianta, e quindi vengono preparate così con la cera. A questo punto gli mettiamo un po' di humus di lombrico, che comunque lo aiuta ad accogliere proprio il fatto della pianta giovane, comunque piccola e deve formare le radici, quindi diamo una certa morbidezza proprio per quello. E poi li rimettiamo sopra ancora un po' di terra, così diventa proprio un po' una cosa molto adatta, con cura, insomma. Poi è un lavoro che a me piace fare, quindi mi piace proprio buttarmi dentro. E poi alla fine si mette la pianta, tendendo proprio a, insomma, visto che sono dei rimpiazzi, si dà proprio la massima cura, perché la difficoltà del rimpiazzo è quando ci sono poi vicino piante grandi, che ovviamente creano molta competizione sulle piante più piccole, quindi bisogna cercare proprio di crearle il massimo dell'ambiente idoneo. Le radici bisogna cercare di spingerle in sotto, compattiamo, perché una cosa dannosa per le radici è il fatto di avere dell'aria attorno, perché ovviamente sottoterra deve essere tutto bene compattato. Poi gli mettiamo un po' di acqua, visto che a quanto tempo è che non piove. Sì, qua vedete che grazie al fatto del limo comunque rimane un terreno umido, però vedete non è argilloso perché tende a far fatica a rimanere proprio compatto, un po' lo fa, ovviamente un po' ce n'è, ma ecco qua, visto che siamo alla fine possiamo mettere anche un po', viene detta l'inzaffardatura, così. Ecco la fine, ultima pianta della mattina. Poi certo, se uno deve farlo lo fa tutto, però se si è in più persone ci si aiuta, ognuno fa il proprio pezzettino, diciamo. E gli auguriamo una lunga vita. Tutte noi. Qui è una zona antichissima di produzione vitivinicola, cioè dai tempi dei Romani si parla, quindi particolarmente vocata, perché come vedete, soprattutto qua lo vedi bene, sono terreni adatti proprio per la vite. E diciamo che dopo il secondo conflitto mondiale c'è stato l'abbandono, perché c'è stato un grande sviluppo industriale. Qua è una zona, soprattutto il comparto manifatturiero, i rubinetti, il tessile, e quindi quello che per tutti era avere la vigna per farsi il vino è diventato prima un hobby, e poi ovviamente la seconda generazione l'ha praticamente abbandonato. E per fortuna ci sono stati degli anziani che, nonostante ciò, l'hanno tenuta proprio più per un discorso affettivo che produttivo. E Carletto, appunto il proprietario di questa vigna, sebbene avesse lavorato anche in Svizzera, perché poi c'è stato anche tutto un discorso di emigrazione dalla Francia alla Svizzera, i nostri nonni ad esempio erano emigrati a Parigi o Argentina, parliamo, questi paesi hanno avuto veramente un grande abbandono, tant'è che è molto interessante pensare
erano le donne a continuare tutta una parte agricola, perché un po' per la guerra, un po' per le migrazioni, tante volte gli uomini erano assenti. E noi abbiamo avuto in famiglia una bisnonna, la nonna, la chiamiamo nonna Mai, in realtà si chiamava Marianna, che era addirittura riferimento per le altre donne agricole, non so, per la, ad esempio per i semi. Ci raccontava la nonna che la sua mamma, quindi la nostra bisnonna, era proprio un riferimento per altre donne ed era di una forza pazzesca, cioè adesso sarebbe inimmaginabile. La stessa nostra nonna, la nonna Emma, da parte della famiglia della mamma, diceva che aveva una forza molto più grande di certi uomini. Cioè, immaginate, anche solo per la vendemmia c'erano le famose brente, queste ceste, questi contenitori in legno che vedrete poi in cantina, già pesantissimi solo il contenitore, poi diventavano ancora più pesanti con l'uva. In più, in queste diciamo vigneti arrampicati, dovevano poi caricare tutto manualmente. In più qua, lo dicevamo ieri, c'erano tutti i muretti a secco, un po' quello che in Valtellina è stato custodito, qua si è perso, perché tutte le colline erano, anche nel percorso che abbiamo fatto, se farete caso dopo, ci sono tutti questi muretti a secco abbandonati. Quindi queste grandi fatiche, ma al tempo stesso, diciamo, il vino, l'uva era diciamo indispensabile, proprio non poteva mancare nelle tavole dei nostri nonni e bisnonni. Abbandono e quindi recupero in questi ultimi anni, dati dalla voglia di ritrovare un po' le nostre radici, perché sostanzialmente prima ancora della grande crisi industriale chi è ritornato alla campagna lo ha fatto per un discorso affettivo, ma anche capendo le possibilità incredibili di questo territorio per arrivare alla produzione di vini, di grandi vini, come appunto il Bocca nello specifico nostro o altre DOC importanti. Considerate che qua ci sono tanti pezzetti piccoli, perché l'abitudine era quella a livello familiare di lasciare la vigna ai figli, che poi diventavano i nipoti, e quindi ogni pezzetto veniva, ogni pezzo di terra della proprietà di una famiglia veniva suddiviso poi ulteriormente. E, non so, nostro padre, per comprare una collina dove abbiamo fatto una vigna nuova che poi andremo a vedere, di un ettaro di vigna, ha fatto più di 100 e passa atti, proprio perché ogni pezzettino era diventato di un'altra famiglia, dello zio, del nonno piuttosto che del nipote. E qua infatti, in questa vigna dove siamo, appunto di Carletto, siamo sui 2000 metri più o meno di superficie, e anche questa è lui che l'ha ereditata dalla famiglia, quindi era una vigna comunque di famiglia a cui lui ci teneva molto, tant'è che tante persone gli avevano chiesto per comprarla, ma lui proprio per un fatto affettivo non l'avrebbe mai data a nessuno. E appunto lui veniva qua a lavorare nella sua vigna, e quando stava qua, dopo un po' di anni, mi dice: ho visto che lavori, perché io avevo la vigna lì sotto, come avete visto. E quindi dice: guarda, non ce la faccio più, se me la tieni tu. Avete visto qua, ho fatto solo un pezzettino già al fiatone, perché la pendenza è importante, va tutta lavorata a mano ovviamente. E quindi dico: va bene, però ho bisogno di una carta. Mi dice: ah, va bene, per l'azienda, insomma. Dice: sì, ti la faccio per 12 anni. Lui aveva già 80 anni quando mi ha detto questa cosa. E poi dopo 12 anni mi dice se vuoi tenerla ancora oppure no. Io dico: complimenti per la visione, la fiducia nella vita e della sua longevità. E in realtà poi me l'ha donata nel testamento, e quindi è diventata poi la mia vigna quando lui è mancato, e le ultime sue parole sono state: ti auguro una bella vendemmia. E quindi è stato veramente molto commovente, molto, molto bella come storia, e per quello ci tengo particolarmente. E ho trovato molto strano quando mi ha detto se volevo continuare a tenergli la vigna, perché innanzitutto era un signore molto molto sulle sue, dava poca confidenza alle persone, e tendenzialmente poi con le donne anche non era sposato, non aveva figli,
E quindi il fatto che mi vedesse proprio come una sua pare alla fine, perché darmi così con tanta fiducia in mano la sua vigna è stato veramente un grande atto di generosità. Allora, se vi faccio girare, se riuscite col sole, di là c'è il Petirosso, che è la vigna nuova, quella che dicevo della collina, che il papà ha dovuto fare tantissimi atti notarili perché erano veramente tanti proprietari. Sono veramente tanti, Ma immaginatevi che non è riuscito a fare la vigna perché un proprietario in centro quasi a tutta la proprietà aveva deciso di non venderla. Allora sono dovuta arrivare io a distanza di parecchi anni e ormai la proprietà era diventata di... erano neanche 1000 metri di terra, c'erano 5 figli più mariti, moglie, erano una decina di persone che dovevano essere messe d'accordo. E all'inizio dicevano, no, ridevano, perché nostro padre non gliel'aveva venduta tuo padre. Dico, sì, ma voi me la date sta terra? Ma non so. Insomma, anche lì probabilmente ho avuto la fortuna di entrare in simpatia loro e quindi mi hanno detto, ma perché dobbiamo farti disperare? Ma sì, però non vogliamo soldi, vogliamo un altro terreno con dentro la legna. Ok, cerchiamo il terreno con la legna. E alla fine il progetto Petirosso è partito. Quindi qua abbiamo questa parte a filari che è appunto la vigna di bocca, qua c'è il nebbiolo e di qua la vespolina. E in questa vigna abbiamo proprio voluto avere porti innesti diversi, quindi dalla parte del radicale e anche cloni di vite diversa, in modo tale da creare un minimo, anche se ovviamente poi diventa un impianto, di creare comunque proprio un po' la biodiversità. Ecco, e qua c'è questa forma di allevamento tradizionale della nostra zona dell'Alto Piemonte. Nello specifico questa è la maggiorina che viene fatta proprio da noi a Maggiore a Bocca, perché poi in altre parti dell'Alto Piemonte hanno forme leggermente diverse. C'è sempre il ceppo centrale con 3 o 4 piante, a seconda poi del tipo di maggiorina che viene fatta. E questa forma d'allevamento, diciamo, è stata un po' la prima forma per razionalizzare un vigneto, perché prima appunto venivano messe un po' le piante erano maritate agli alberi piuttosto che altre soluzioni. E per migliorare questa forma d'allevamento l'architetto Antonelli, che ha avuto i natali comunque qua a Maggiora, ha aiutato i contadini a fare un po' questa scampanatura, cioè a capire come gestire la palizzatura, perché arrivavano a vendemmia e tante volte crollava tutta la struttura perché non era una struttura salda. Invece facendo questa scampanatura appunto dei pali ha permesso di mantenere una struttura solida che quasi si lega tutta assieme, nel senso che la pianta quando diventa grande sostiene la parte dei pali e i pali a loro volta sostengono la pianta. Un'altra cosa molto interessante della maggiorina è proprio la legatura anche coi salici, perché in ogni punto c'è un nodo specifico che vi deve essere fatto in un certo modo proprio per tenere comunque. Come vedete qua non si muove più niente e rimane tutta una struttura molto, molto solida. La bellezza di questa forma d'allevamento è innanzitutto che la vite è molto più vicina alla sua forma naturale, perché è una lianacea la vite, quindi nel guyot, nel filare tendenzialmente facciamo una forma compressa della pianta. Qui invece, come vedete, ha uno sviluppo molto diverso. Considerate che questa pianta ha dagli 80 anni su, perché appunto Carletto, come dicevo, è morto, che aveva più di 80 anni, e lui si ricorda queste piante, questa vigna, fin da quando era bambino piccolo, cioè che avrà avuto magari 4-5 anni, perché ovviamente all'epoca i bambini andavano in vigna, aiutavano i genitori, si imparava subito ad avere a relazionarsi con la vigna. Allora qua la vendemmia, la difficoltà innanzitutto è che va fatta tutta a mano, quindi la difficoltà maggiore è poi movimentare le cassette con le varie pendenze da una parte all'altra della vigna. E poi allora la fascia grappolo tendenzialmente viene sulla parte perimetrale, quindi in questa fascia qua e nell'altra, ma come vedete ci sono anche dei capofrutti all'interno della maggiorina. Adesso vi faccio vedere, appunto qua ci sono dei capofrutti che servono proprio
la necessità è di farli crescere per avere poi nel tempo dei tralci che vengono a rimpiazzare quelli che adesso fanno il capofrutto proprio importante, diciamo. E quindi è proprio anche un modo diverso un po' di potare rispetto alla spalliera, perché devi proprio pensare di lasciare innanzitutto più legno vecchio dietro e poi di portare avanti sempre un qualcosa che va a rimpiazzare quello per l'anno successivo. Un'altra cosa molto interessante è che questo sistema tendenzialmente non prevede dei grossi tagli su vite grossa, perché il problema della vite è che non cicatrizza e quindi il problema del mal dell'esca, ad esempio, è dato proprio dal fatto di quando si vanno a fare dei tagli su viti vecchie, e questi tagli tendono a portare dentro poi dei batteri così che vanno a far ammalare la pianta. E, ecco. Nelle maggiorine tradizionalmente venivano messe tante uve diverse. Tendenzialmente facevano il quadrotto con solo un tipo di uva, però poi magari quella successiva, non so, c'era dalla Barbera, Bonarda, la Croatina, la Vespolina, ma qua ad esempio in questa vigna si trovano tante uve, non so, c'è una pianta anche di uve magari non di qua, perché venendo, non so, aveva un amico che arrivava da un viaggio, gli lasciava una pianta di qualcos'altro e quindi mettevano, non so, la fresa. Specialmente del filare, perché il filare ti permette di entrare col trattore, fare un trattamento con l'atomizzatore e il trattore, qua invece bisogna far tutto a mano, quindi o con atomizzatori a spalla, spalleggiati, oppure tirandosi queste lunghe dei tubi, diciamo, appunto attaccati all'atomizzatore, e portarseli fino in alto è comunque molto faticoso quello. Poi, come altre lavorazioni, noi anche sul filare facciamo tanti lavori manuali, per il tipo di lavoro come l'abbiamo impostato, anche la potatura, c'è comunque una ricerca proprio di andare a vedere la gemma com'è girata, per riuscire ad aprire questa pianta, i canali, mantenere e preservare i canali linfatici della pianta molto attivi, in modo da evitare poi nel tempo malattie e soprattutto evitare che le piante dopo 20-30 anni muoiano e debbano essere sostituite. Avendo delle piante così storiche date dalle maggiorine, insomma, dover sostituire una vigna dopo 30 anni, forse qualche domanda bisognerebbe farcela, perché insomma. L'impianto che è stato messo a dimora nel 2018, di Slarina nello specifico, questa pianta, questa maggiorina, perché la Slarina l'abbiamo recuperata nelle vecchie vigne, quindi è un tipo di uva che ci interessava comunque portare avanti. E, come vedete, qua sono state messe 4 piante. Il palo in realtà viene utilizzato solo per i primi anni, finché non si struttura le barbatelle si strutturano, crescono, quindi hanno comunque poi loro uno spazio centrale tra di loro e poi viene tolto. Invece ci sono in altre parti dell'Alto Piemonte dove c'è un palo centrale, quindi lì dipende proprio un po' dalla zona in cui si è. E come vedete qua piano piano si sta costruendo la struttura della maggiorina, e si dice che per vestire la maggiorina, cioè per arrivare poi con i capofrutti qua sul filo, ci vuole 8 anni, perché comunque ovviamente immaginate quanto tempo ci vuole per arrivare qua. Diciamo che tradizionalmente nelle vecchie vigne non di spanna, perché è il nome del nebbiolo qua. Da cosa deriva spanna? C'è chi dice dal fatto che è legato alla c'era tutta la cosa in latino, mi pare. Adesso non me lo ricordo più. La spanna. Dopo tradizionalmente si chiama spanna. Esatto. E quindi di spanna nelle maggiorine non se ne trova tantissimo. Tendenzialmente si trova proprio questo misto con tanta anche croatina. Poi dicevano che c'era stata un po' una confusione sul nome, perché la croatina la chiamavano il nibieu in dialetto, in forma dialettale. E questo nibieu in realtà non era il nebbiolo, ma era la croatina. Quindi c'era chi pensava di mettere il nebbiolo quando in realtà stava mettendo la croatina. Insomma, diciamo che una volta comunque tendenzialmente preferivano avere un misto di uve, perché se in una certa annata un tipo di uva non veniva bene, aiutava le altre, avrebbero aiutato comunque ad avere una ricchezza nel vino, che è poi quello che effettivamente ritroviamo ancora adesso.
Le rese qui ovviamente sono, a parte che essendo vigne vecchie, già di per sé limitate. Bassissime. Ma in linea generale le rese, come potete vedere, il terreno è veramente roccia e quindi inevitabilmente non c'è sostanza che dà ciccia alle piante. Quindi devono faticare parecchio le piante, però poi donano ovviamente nel vino. Perché appunto questo porfido è un porfido molto friabile, soprattutto vedete che tende ad avere queste spaccature e a volte addirittura si riesce proprio a romperle con le mani. È un porfido di origine vulcanica e fa parte della caldera di questo super vulcano che c'è stato qua milioni di anni fa, e questo supervulcano con i vari movimenti della Terra ha avuto un'esplosione pari veramente a delle esplosioni atomiche importanti e si è praticamente adagiato, portando in superficie la radice di questo supervulcano. E quindi partendo da qua, dalla zona del Boca, quindi da Maggiora andando verso la Valsesia, ci sono 25 km di superficie di questa stratificazione rocciosa del vulcano, molto interessante dal punto di vista geologico perché permette ai geologi di capire come è strutturato un vulcano. Considerate 25 km di profondità, immaginate già solo la caldera quanto doveva essere grande. E quindi noi finalmente, grazie a questa scoperta che è abbastanza recente, si parla di poco più di 10 anni fa, è diventato un geoparco il nostro territorio, e finalmente abbiamo capito perché il Boca, rispetto anche solo a Gemme che è qua molto vicino, nonostante siano di uve simili, perché c'è sempre il nebbiolo, la vespolina e uva rara eventualmente con percentuali molto vicine, cambia parecchio, proprio perché questa roccia dà una struttura al vino inevitabilmente molto diversa. Gattinara ha una parte matica molto più intensa, è vero anche che tendenzialmente il Gattinara lo fanno solo col nebbiolo, manca la parte della vespolina. Noi come produttori di Boca abbiamo deciso la vespolina, anche nella rivisita del disciplinare, di comunque mantenerla, perché ha proprio quella bellezza sia dal punto di vista del colore che di profumo, molto caratterizzante perché ha una parte proprio di pepe, molto bella, che c'è anche un po' nel nebbiolo, ma la vespolina si esalta ancora di più, e come colore, nonostante noi grazie ai nostri genitori abbiamo uno storico che arriva parecchio indietro, ed è incredibile vedere questa vitalità del colore, perché se fosse solo nebbiolo ovviamente tirerebbe molto di più sull'aranciato, invece quella punta di vespolina gli dà questa bellezza di vita proprio anche dopo tanti anni. Allora, questo è il metodo Grimaldi, che è stato inventato dal signor Grimaldi, che è un signore delle Langhe, e lui ha una sua vigna e diceva, lui è un inventore che ha una vigna e dice, è possibile che in tanti aspetti, insomma in tante altre cose si va avanti con le tecnologie, con le invenzioni, e nella gestione della vite in realtà no, perché capita di vedere magari vigne per palizzare, nel senso per gestire la parete, magari soprattutto lì nelle Langhe a volte usano o cannette o insomma altre cose che diventano un po' scomode. E quindi lui ha studiato questo sistema che praticamente è il filo, quindi la struttura che segue la crescita della pianta. Come vedete adesso qua io ho tutto completamente libero perché quando viene potata la vite viene abbassato tutto fino appunto alla posizione più bassa possibile, come si vede. Poi quando inizia a crescere, nel senso quando avrò la vegetazione fino qua, allora inizierò a sollevare i fili. Adesso sono in tensione, bisognerebbe staccarli e portarli su. No, non lo fare, però si capisce. E quindi vengono alzati, e con questo sistema io molto velocemente, perché grazie alla tensione del filo riesco a gestire una bella lunghezza, che sono almeno 10 metri di lunghezza, con una sola un movimento riesco a gestire questi 10 metri e a infilare i tralci di 10 metri di vite, piuttosto che andare a infilare la vite in una struttura che rimane fissa.
E poi un'altra cosa molto interessante è che durante la vendemmia i fili vengono posizionati per la crescita della vite, perché non serve più avere ovviamente i fili qua sotto, quindi durante la vendemmia ci si trova in realtà tutta la fascia grappolo liberi dai fili, quindi non si rovina il grappolo rimane molto più libero, c'è più aria perché rimane una parete molto più gestita nel migliore dei modi. Sono stata molto in tensione il primo anno in cui ho dovuto gestirlo da solo, che è stato il 2004. Sono andata in vigna, mi sono messa in ginocchio davanti alle piante e ho detto: ragazze, proprio così, aiutatemi voi, perché non so se alla fine dell'anno ci sarà il boca. Poi ho detto: vabbè, io metto tutta la mia disponibilità, ma se non c'è l'aiuto vostro non ce la facciamo. In realtà 2004 c'è stato e insomma, dicono che ogni tanto era un po' chiuso all'inizio perché probabilmente ha assorbito questo mio stato d'animo ansiogeno, però da lì è iniziata questa esperienza. Ma allora papà, lui ha creduto tantissimo nel territorio, perché aveva inevitabilmente, era legato alla storia che c'era qua, nel senso i suoi zii, i nonni facevano, tutti avevano la vigna, facevano vino. Magari non organizzati a livello aziendale, poi lui era una persona comunque con tanta voglia di fare, fin da giovane si è messo in attività da solo, quindi ha deciso di portare avanti una sua attività, e nel momento in cui dal paese si doveva trasferire un po' fuori dal paese, come avete visto, e costruire una cantina nuova, ha deciso di costruire un castello. E una cosa strana negli anni 60, tant'è che lui aveva questo suo amico geometra che doveva fare il progetto della cantina, che gli dice: Ermanno, dormi di notte invece che pensare ai castelli, perché sei di origine umile, non hai grandi disponibilità economiche, un castello, ma siamo pazzi. E lui invece alla fine ha creduto così tanto nel suo sogno, che è un messaggio che noi ci portiamo dentro, perché lui diceva sempre: quando credete a un sogno, credetelo, cioè immaginatevi questo sogno più grande, perché poi già la realtà tende a diminuirlo, insomma. Quindi se partite già da un sogno piccolo, realizzate poco alla fine. E lui aveva veramente, cioè anche in cantina, le cose che mi ha insegnato sono state essenzialissime. Era un uomo di poche parole con noi figlie, soprattutto. Poi era un chiacchierone, che gli piaceva far festa, però sulle cose importanti andava subito al sodo. E lui mi aveva detto: allora, quello che fai in vigna lo porti in cantina, ok? Primo insegnamento, va bene, ma come si fa il vino? Queste erano le sue indicazioni. E poi, quindi, lavora tanto in vigna, cioè il suo messaggio era quello, perché non era il lavoro che dovevi fare in cantina, ma vigna. E poi lui aveva capito l'anima proprio del Boca, del territorio, quindi, al di là del Boca ma della zona, della longevità, perché lui ha sempre tenuto da parte queste annate storiche, che noi, io ringrazio che invece di lasciarci le lenzuola, visto che siamo tutte femmine, ci ha lasciato delle bottiglie di vino degli anni passati, perché abbiamo veramente la visione di un contesto e di un'epoca che è diversa adesso. Appunto, io non so se sto facendo il vino come lui, qualcosa c'è inevitabilmente, perché è un tramandarsi. Poi il vino è una materia molto alchemica, quindi ci sono delle cose che anch'io a volte mi meraviglio e non capisco come succedono. Mi fido molto adesso del vino, lascio che faccia lui, perché ho visto che alla fine ha sempre ragione il vino e quindi arriva questa cosa. E lui, ecco, lui aveva questa visione, e anche in anni in cui il Boca, la zona non era più, era proprio uscita dalla voglia di essere scoperta, tant'è che anche a pochi chilometri da dove abbiamo la cantina c'erano persone che non sapevano neanche che ci fossero ancora le vigne, che si produceva, perché erano diventate nominate altre zone del Piemonte. E lui ha continuato a produrre Boca, a produrlo nel modo poi che era il Boca, non cercando di seguire una moda, un mercato, che ci sono stati anni, no, dove andava a tutti i costi il vino con la barrique, perché se non avevi quello non eri nessuno, non vendevi all'estero. Noi in realtà, grazie a questa determinazione di nostro padre, ci siamo trovati innanzitutto una storia che dà valore al Boca, e una visione proprio di credere veramente in quello che vuoi fare, e insomma piano piano puoi fare tante cose. Lui ha costruito un castello, quindi insomma.